Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Allora, avevamo sconfitto lo scorpione Najika, non ricordo come si chiama, va bene. Perché voleva arrivare subito subito alle porte di Farros. Ogni volta le chiamo di Parros, vabbè. Quello che è, abbiamo ancora 41.000 anime che adesso cresceranno perché dobbiamo vendere tanta roba. Quindi sblocchiamo il falò qui e vediamo cosa succede. Però per sicurezza voglio fare una cosetta. Abbassare un pochettino il tutto. Ok. Così dovreste sentirmi meglio. Mamma mia, i danni. Pensate che sono frecce di legno, non sono frecce di quelle super cattive. Ok. Mamma mia. Sto provando anche la classe mago in una run completamente offline e off screen. Martello pesante dei gir. Allora, questo backstep, altrimenti rischiate di rompere lo scrigno. Vediamo cosa c'è. Adesso andiamo a vendere tutto, ragazzi, e ci teletrasportiamo in una nuova zona, perché le porte di Farros non lo faremo oggi. Allora, qui abbiamo le anime. Abbiamo anima, vecchio re di ferro, e mi va bene. E mi sa che non abbiamo fatto la... Credo di non averla fatta la peccatrice perduta. Mi sa che adesso la andremo a fare non appena potenziamo un pochettino il nostro personaggio. Ok. Vediamo cosa c'è da vendere. Allora, i pugnali me li tengo. Anche... perché non ho tutto allora? Dovrei fare un checkout di tutto ciò che ho. Gli anelli, vendiamo questi che non ci servono. Questi me li tengo per completismo. Questo no. No. Ok, per ora va bene così, ragazzi. Ok. Una gemma vitale. Ma ne abbiamo talmente tante che vengono i brividi. Dovrei avere tipo una scorta di oggetti nella cassa che dà paura. Ok. Questa zona insieme al carro del boia la faremo successivamente. Allora, prendiamo tutto ciò che ci serve. Lasciamo soltanto uno. Taglietto. Ragazzi, voi avrete visto un mini taglio, proprio una cosa breve, ma io qui ho perso tipo 10 minuti soltanto per vendere tutto, utilizzare le anime. Adesso abbiamo 132.000 anime. Avanziamo di livello, vediamo cosa possiamo far salire. Allora, adattabilità, sì, mi serve. Destrezza, no, vediamo quanti livelli posso fare. 29, e direi che la tengo così. Porto adattabilità 29 e sto a posto così. Ok, adesso le gemme vitali ne ho 89. Compriamo il resto, così vi faccio vedere quello che ho. Ok, vanno bene 10. 3.000 anime, ok. Adesso voglio controllare la Bastiglia perduta. L'ho visitata tutta. No. Quindi dobbiamo andare alla Bastiglia perduta. Ma prima, perché oggi voglio affrontare la Peccatrice perduta. Abbiamo un ottimo PG. Sconfiggiamo questo secondo boss principale, tra virgolette. Vediamo se possiamo acquistarne infinite. Sì. Ok. 10 a 0. Perfetto. Sistemiamo l'archetto e andiamo qui. Credo che in questo video sconfiggeremo la peccatrice perduta, per quanto forte possa essere. Perché non mi ha portato dove voglio io? Scusatemi.
Prendiamo. Così almeno ci mancano poi soltanto il putrido e un altro bossetto. Ok. Questi non attaccano fortunatamente. Ok, abbiamo 0 anime, quindi avete visto che mi ha colpito con un Phantom Range? Preferisco fare così. Ok, qui non c'eravamo mai stati. Fortunatamente ho tantissime gemme vitali. Qui ci dovrebbe essere un tizio imboscato. Mamma mia, i danni. Armatura, spadaccino reale. Oh, ci hanno invaso, che carini. Dov'è? Dov'è? Ah, Forlorn. Non capisco come, con quale criterio lui attacca. A volte mi ha attaccato mentre farmavo anche la più grossa. L'ho staggerato, avete visto? No, ecco. Poteva farmi anche un backstep, dai. Uno, due, ed è morto. La potenza del nostro randello, che a quant'è? A più 7. È veramente spaventoso. È una pietra meravigliosa che ci serve per il patto. Attenzione alle piromanzie, perché fanno molto molto male. Soprattutto il fattore caster. I caster in questa versione potenziata fanno male. Basti pensare che una lancia dell'anima si può devastare. Ok, qui c'è questo falò messo qui. Ok, no, ma non mi va di accenderlo. Voglio soltanto accendere la torcia, così per vedere. Ok. Perché oggi dovremo affrontare la peccatrice perduta. Ah, un attimo. Oggettino, credo che qui ce ne fosse uno. Sì. E da qui possiamo anche scecchinare come bestie, provando le nostre nuove frecce. Sì, però dai. Mamma mia, a volte è stupido, ragazzi, il sistema di lock. È una cosa un po'... Ecco. Puoi smetterla? Grande. Ah, ho dimenticato un anellino in particolare. Togliamo questo di qui e mettiamo questo. Aumenta la resistenza alle nostre armi, la durabilità. Questi oggettini messi qui hanno una funzione molto molto particolare. Cioè, guardate i danni delle frecce da fuoco. Sono elevatissimi. Ok. Spariamoci due di queste. Ma anche tre, dai, ne abbiamo a quantità industriale, ragazzi, utilizziamo. Quindi stavo dicendovi, nella versione normale di Dark Souls, vicino al falò, spawnavano tre arcieri, se non sbaglio, tre o due arcieri. E la seccatura, sapete qual era? Che anche se respawnavo nel falò, mi devastavano ugualmente. Adesso qui dovrebbero esserci due mostri, no? Ho visto una cosa. Ho visto una cosa, ragazzi, ne sono sicuro. Ah, è una sentinella flessibile. Vediamo quanto... Sì, però cazzo, la stamina è uno schifo. E io con... archetto, che non fa un cazzo.
Aia, però glielo facciamo il danno, ragazzi. Ok. Brava. Eliminato, ok. Ma il vero pericolo in questa zona non sono questi mostri. Maledizione. Sono scudo allungato del fiore. Che effetto ha? Recupera l'energia. È abbastanza utile. Cioè potrei indossarlo per ottenere più recupero di stamina, ma no, ma non mi va. Allora qui c'è un muro invisibile completamente random, perché l'ho trovato così casualmente in una run in cui ogni muro lo andavo spulciando pelo pelo, appunto per trovare questi muri. A differenza di Dark Souls 1. Allora, abbiamo l'arco, ragazzi, dobbiamo utilizzarlo. Però se a lui mi locca il Cristo morto. Guardate, guardate il lock, guardate la merda del lock. L'avete visto? Cioè voi vi rendete conto della vergogna? Cioè se io devo crepare qui per un pezzo di merda, vai, vai. Cioè devo consumare una fiaschetta. Per colpa del lock, non è stata colpa mia. Io vi ho fatto vedere quanto fa schifo il lock. Alcune cose di Dark Souls 2 lo ripeterò sempre. Le amo, altre mi fanno schifo. Cioè tu non mi puoi mettere un sistema di lock con un arciere così ridicolo. Non ha senso. Cioè perché non può lockare quello o quello? Un arciere, avendo un arco io vorrei almeno un lock maggiore. Adesso non voglio perderci troppo tempo in questa zona, perché mi fa schifo il fatto che ci siano questi mostri completamente a cazzo che ci devastano. Apriamo soltanto le porte e andiamo avanti. Non andrò giù, anche se mi perderò qualche oggettino, perché ci devastano. Cioè ci sono questi mobs con questo effetto ad aria che fanno veramente schifo, sia di danno che di estetica, di quello che cavolo volete. Però mi danno ribrezzo. Ok, ma qui c'è un cavaliere di Heidi. Quindi a volte per esempio mi capita che, attenzione, Stai giù. Questo è il metodo migliore per eliminare questi coglioni. Lancia di aid. Seme del fuoco, utile per upgradare la piromanzia. Ok. Giù ci andremo dopo che sconfiggo questo boss. Ok. Adesso arrivati qui dovete fare una cosa semplicissima. Usare una farfalla luminosa, evita di cadere, coglione, per rendere lo scontro con il boss un po' più semplice. Dico un po' più semplice perché non l'ho mai affrontato col patto dei campioni. So che è un boss veramente duro. Sarebbe saggio utilizzare anche lo scudo quello a torre, cosa che probabilmente farò, anche perché non l'ho mai utilizzato contro una boss fight e voglio utilizzarlo. E voglio ringraziarvi tutti per il fatto che state seguendo questa serie. È veramente una bella sorpresa, perché per molti Dark Souls 2 è stato tipo il figlio cattivo dei Souls, cioè quello non proprio ottimo. Allora, ce la facciamo. 73, sono un po' troppo pesante, ma potrei sacrificare anche l'arco. Ok, utilizziamo una polvere riparante per l'arma. E
Che altro? Che altro? Il fiore verde lo voglio utilizzare, le bombe no. Ah, ancora non ho utilizzato questa, la polvere d'osso supplì. Ok. Ragazzi, proviamoci per un attimo. Questo anello potrei anche toglierlo e metterne protezione acciaio, cioè per essere proprio a schifidus. Cioè, come difesa quanto siamo? 752, veramente devastante. Togliamo questo. Ok. Proviamoci. Qual era l'insettino del primo Dark Souls? Una specie di culla del caos in miniatura mini mini mini. Perché chi ha visto la mia serie si ricorderà quante volte ho sclerato per la culla del caos. Vediamo come ce la caviamo contro di lei. Con lo scudo. Ah. Aia, le faccio male. Avete visto con lo scudo? Che semplicità. Se avessi l'anello. Ok. Ho dimenticato di utilizzare il fiore verde, ragazzi. E vabbè. E dai. Eccola, una cosa che odio è che a volte il joypad non mi aiuta a parare. Ne ho cambiati tre. Attenzione ai suoi attacchi, o mi curo. Ok, con calma. Ok, sempre con calma. Ok, mi ha tolto la guardia. Adesso mi curerò non appena. Ok, scusate se non parlo, ma voglio provare anche a schivare. E dovrei anche curarmi. Aspetto che faccia una combo, ok, fatta. Ragazzi, il fatto che io utilizzi lo scudo a torre non significa che lo devo usare sempre, adesso ho sbagliato e lui mi punirà. Però rende lo scontro molto semplice. Molto semplice. Allora, questo è un consiglio che do a voi. Per questo scontro utilizzate un setup con scudo a torre. E se avete un bel po' di stamina siete sicuro. Questo è uno scudo a torre più 6. Semplicemente utilizzando 6 frammenti e 6 titaniti grandi. Cioè una spesa esigua, cioè sarebbero proprio nulla. Col patto dei campioni l'abbiamo devastato. È un bello scontro. Si può anche fare Perry, ma no, io non sono tipo da Perry. Cioè non ho mai avuto interesse nel Perry. Mi piace farli, quello sì. Però non mi ci sono mai interessato più di tanto. Ok. Abbiamo altre 70.000 anime che andranno tutte in adattabilità fino a quando non raggiungiamo il livello 32 nella statistica. Così abbiamo 105 di agilità. E quindi possiamo bere fiaschette come se non ci fossero domani. Ma prima, polvere d'osso sublime. Ok, adesso abbiamo sconfitto due anime antiche. Vediamo cosa ci dice l'arardo dello smeraldo. Ok. The soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. Perché abbiamo sconfitto la peccatrice. I only hope it brings you what you. Ok. Avanziamo di livello e ci salutiamo. È stato. Ok. Come vedete siamo a 104. Dobbiamo arrivare a un altro livellino. Non utilizzerò le anime dei boss perché voglio acquistare più armi possibili. Quindi che dirvi? Ritorniamo al nostro setup originale. Per la peccatrice perduta utilizzate appunto lo scudo a torre, perché se non volete tentare Perry con uno scudo medio, il mio consiglio è quello.
grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti voi, ciao a tutti.